Calenda, il segretario di Azione, assieme a Italia Viva, ha presentato una proposta di legge per vietare l'uso dei social ai minori di 13 anni, mentre ne consente l'uso per i ragazzi di età tra i 13 e i 15 anni, ovviamente con l'approvazione dei genitori. Nonostante bisognerebbe avere almeno 14 anni per usare un social network attualmente, purtroppo non ci sono dei controlli formali che verificano l'età degli utenti. Questa proposta non viene da nulla, infatti di recente l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato un testo molto simile per salvaguardare il benessere degli adolescenti che usano queste piattaforme. E quindi, cosa prevede il testo di questa nuova proposta di legge che viene presentata da Carlo Calenda? Lo vediamo dopo la sigla. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e bellati pinguini in questo nuovo video che è Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo del testo di una legge per vietare l'utilizzo dei social network da parte dei minori di 13 anni. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per supportare il mio canale e anche per rimanere aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad approfondire questa proposta di legge. Il punto cruciale è come avviene la verifica dell'età anagrafica. La proposta di legge propone di usare un ente terzo che verifica l'identità dei minori, una sorta di SPID appunto per i minori di età. In fase di registrazione, infatti, si fa richiesta a quel servizio esterno che dovrebbe restituire all'utente un codice che poi andrebbe inserito all'interno del social network in fase di registrazione. In questo modo non solo ci sarebbe un ente a certificare l'età di chiunque va a iscriversi in un social network, questo sistema inoltre non va a condividere informazioni personali degli utenti con le piattaforme di social network. Nel caso di ragazzi di età tra 13 e 15 anni, il codice che dovranno inserire sarà relativo a quello dei loro genitori, quindi ecco perché è necessario il loro consenso affinché un minore in quella fascia d'età possa registrarsi in un social network. Adesso, cosa vengono definiti in questa proposta di legge come social network? Cito testualmente, vengono definiti quei siti che implicano a fini commerciali non solo la classificazione ma anche la pubblicazione dei profili degli utenti, nonché per le caratteristiche formali e sostanziali del servizio, l'esposizione a contenuti o a relazioni aggressive o condizionanti. Molto complicato anche per me, anche perché io non sono un avvocato. Con questa definizione vengono inclusi social network quali Facebook e Instagram, ma non WhatsApp. Non sono sicuro di questo social network, ovvero YouTube. E voi, cosa ne pensate? È giusto vietare ai minori di 13 anni l'utilizzo dei social network? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mentre io vado a leggervi qui sotto, vi rimando gli altri contenuti che porto su questo canale e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!